Allora, passiamo a tiro di campagna 3D. Allora, intanto la World Archery riconosce l'arcobuto solo in queste due discipline, perché sì, esiste l'indoor, esiste in molti stati, esiste, in altri proprio non se ne parla neanche. Anzi, addirittura molte federazioni internazionali sono sia World Archery che IFA. Quindi, molto specialmente nell'est, l'indoor lo fanno solo IFA e l'outdoor lo fanno solo World Archery. Perché? Perché non lo so, però non è una cattivissima idea. O la World Archery, questo per quanto riguarda l'arco nudo, un po' tutti i tipi di archi. Non so se è una buona idea o no, però effettivamente è un peccato che l'indoor non ci sia nulla per l'arco nudo nel periodo invernale, anche a livello internazionale, perché no? Perché l'arco nudo non può competere con l'arco olimpico, l'arco compound nelle attività invernali a livello internazionale, perché non lo siete chiesti. Cosa fate voi in inverno? Fate i campioni italiani, ma poi i più bravi, come gli olimpici di compound, potrebbero tranquillamente andare a fare qualcos'altro, come in tanti paesi europei, a spese proprie. Se proprio è così difficile finanziare l'arco nudo, a parte il fatto, non capisco perché si finanzi il compound, che sono pure in meno degli archi nudi, ce n'è di meno, è un dato di fatto, in Italia sono molti di più, sono di più gli archi nudi dei compound. In effetti però la FITARCO finanzia l'attività indoor dei compound e non quella degli archi nudi. Ma non importa, pazienza, ma però perché non dare comunque la possibilità a questa divisione anche nel periodo invernale di avere attività internazionale, anche eventualmente a proprie spese? A proprie spese. No. Lo chiedo, qualcuno ci pensa. E senza risposta a questa domanda. Allora, il problema principale che normalmente ha un arco nudo e uno bow è nella situazione dipendenza del tiro di campagna 3. Ah, queste cose sono banali perché servono per il corso degli istruttori, voi già siete istruttori, quindi queste cose qua già le sapete. Se io adesso vado velocemente, se c'è qualcosa subito vi chiedete. Allora, normalmente, poi parliamo un po' della T, di queste cose qua, delle vostre idee. Salita con i piedi piani, salita non in contropendenza, salita con piedi non in contropendenza. Quando la salita invece è forte, è conveniente mettere un ginocchio a terra, perché è conveniente mettere un ginocchio a terra, perché così abbiamo una linea più simmetrica. Questo perché? Perché il grosso problema delle salite e delle discese è mantenere lo stesso lungo. Cosa succede all'arco nudo? All'arco nudo succede che il problema di in salita, a parte l'allineamento che ce l'ho con l'esperienza, e in discesa è avere lo stesso lungo. Normalmente si allunga di meno in salita. E adesso vedremo che forse non è neanche una cattiva idea. Però normalmente fare la T in salita o in discesa fa sì che io ho un buon allineamento e mantengo lo stesso lungo, quindi mantengo una costanza nella precisione che dovrò poi avere, no? Nel colpire del bersaglio. In discesa uguale, no? Avete visto, in discesa
anche qua se la discesa è forte, come detto, è molto più semplice che se io ho una discesa, io non, allora io per, come insegno io qua le foto sono prelevate dal manuale della bordaccia. Io però consiglio a tutti di imparare a tirare a piedi uniti. Innanzitutto tirando a piedi uniti si stimola tantissimo l'equilibrio. L'equilibrio, che è la cosa fondamentale nel tiro con l'arco. Una volta che uno impara a tirare con piedi uniti, prima di tutto tira in qualsiasi pendenza al mondo, in qualsiasi discesa al mondo, in qualsiasi terreno, scavo o non scavo. Perché? Perché ho pochissima zona di appoggio e sto dappertutto. Se non, invece di scavare prendo una pietra o un tronchetto, me lo metto sotto il piede e do i piedi in piano, anche senza scarponi da Everest. Vediamo. Io sarò fortunato, sarò un caso unico e raro al mondo. Certo, non sono campione del mondo, non sono tra i quei 5 famosi, neanche tra i 10, forse neanche tra i 100. Però, intanto, 3,55 l'ho fatto nella campagna, quindi 3,50 l'ho fatto, 3,48 l'ho fatto. Allora, tornando a noi, invece di tanto non volevo, chi si loda si imbroda, come si dice. Allora, io consiglio sempre di tirare a piedi uniti. Tirare a piedi uniti a me viene facile anche per quanto riguarda le salite estreme e le distanze estreme. La salita è molto, vi assicuro, è molto più semplice, perché anche con una salita estrema come può essere questa, una salita così, non la troverete. Girarsi di schiena. Sì, ho provato anche questo sistema a ruotare così, però con le mie ginocchia e la mia lombalgia. Lo fa Pascolucci, lo fa Pitu, ma io ti assicuro che poi, ragazzi, ve l'ho detto, guardate che voi nel 90% dei casi, vi auguro di no, avrete a che fare con dei baluba come me. Quindi andiamo su, e anche questa, diciamo che di solito non si supera questa, ormai in Italia, anche nel mondo, non ci sono più quelle gare, non si supera questa pendenza di salute. Io ho fatto dei tiri così, una volta eravamo a Trier, io e Pindu in Piazzola, eravamo io e lui con due olandesi. Arriviamo a una piazzola, dove sto? Picchetto lì, andiamo sul picchetto, però prima di lui era dietro di me. Io guardo, dove cazzo è l'avversario? Guarda lassù! Allora, 45 metri, verso misura da 80, io ve l'assicuro, ne vedevo solo metà, perché era schiena d'asino. E vedevo solo metà, e lui, che è più alto di me, era tre quarti. Così. Allora, vabbè, tiro io. Vado su. Non stavo fermo, e parte. Croce. Pepe, guarda. Come hai fatto? Boh! Ho visto la punta, non stavo fermo, la punta era nel 2. Vabbè, vado su, punta nel 2, tu, croce, 2. Vero, eh? Ha vinto lui, però, eh? La terza l'ho tirato. No, la terza l'ho tirato, ho fatto un 4, un 4 o un 3. No, era un tiro molto difficile, però con le due non c'erano ancora i 6 allora. Però ho fatto due X, tutte e due vicinissime, e la punta era nel 2, perché come fai a arrivare tutto storto, tutte e due le ho tirate in combinazione uguale. Poi la terza forse ho voluto fare bene, e forse ho fatto un 3 alto.
comunque era un tiro estremo, veramente, veramente estremo. E non si trovano più questi tiri, in Italia non ne parliamo, ormai bisogna fare la ranking, bisogna fare i punti, non capendo che non è con i tiri facili che si fanno i punti. I punti si fanno con tiri tecnici, ma con un hunter corto. Sì, un hunter non ce l'ho estremo, ma ad esempio, se io devo fare un tiro tecnico, non so, un tiro in discesa, bellissimo tiro in discesa laggiù, 15 metri, cazzo, bellissimo tiro in cui devo buttare indietro il bacino, buttarlo indietro, mettermi così bene in linea, così, ma non ci metto i pinocchi a 15 metri, ci metto un hunter da 60, faccio divertire il mondo e faccio il bene di tutti. Con un hunter da 60 cm a 17 metri, 16 metri, faccio un tiro super tecnico che non ammazza nessuno. Non lo dico per me, perché i miei record li ho fatti nelle gare difficili, quindi non lo dico per me, lo dico per il bene dell'hunter e per il bene del film. Gli organizzatori dovrebbero fare sì dei bei tiri tecnici, ma con distanze ammissibili al popolo, tenendo conto che alla fine ci sono poi 12 piazzole field dove quelle distanze sono quelle e da lì non si scappa. Chi è bravo poi alla fine lì punti farà, no? Non le farà nell'hunter, perché nell'hunter sono tutte corte, tutti fanno i punti. Perché adesso vedremo che come si misurano le distanze è facile. Le distanze sono tutte 15 metri di meno, quindi è logico che si fanno molti più punti nelle distanze alte. E le gare si vinceranno poi nelle distanze field, dove conterà molto a saper effettivamente tirare. Se c'è un 50 metri anche in piano, ma c'è vento o c'è una contropendenza e la freccia, devo saperla tirare, devo saperla interpretare, anche se in piano. Basterebbe solo dire che a 50 metri, e già a 50 metri sono già ben messo. Siccome i brani, i punti li fanno comunque a prescindere. E certo, se certo. E che ti metti il pidocchio lì. E siccome però la maggioranza delle persone non è a quel livello, sarebbe quando si fanno le gare pensare alla maggioranza delle persone. Ma certo, ma ci saranno poi i campioni italiani, ci saranno poi le gare di qualifica dove effettivamente poi deciderà il qualificatore, cioè il qualificatore parlerà con l'organizzatore e dirà io la gara la voglio così perché è una gara di qualifica e voglio verificare i miei atleti che dovranno andare alla tal manifestazione. Ma una gara normale dovrebbe attirare anche un po' di gente a questa disciplina che sempre di più non è attirata perché alle volte si trova delle cose veramente troppo difficili per le sue competenze, perché non tutta la gara deve essere difficile. Io posso mettere anche due piazzole difficili, ma devo lasciare spazio anche al popolo che deve andare a farle queste gare di altre fini, perché se no non va più nessuno, va tutti a fare il vanno tutti a tirare a 50 metri. Allora, abbiamo perorato la causa dell'hunter e abbiamo perorato la causa del figlio. Allora, io continuo a vedere gente con sto ginocchio piegato. Chi è l'arciere vostro allievo che tira così? No, non va bene. Solo se siete della FIA potete tirare così. Se voi tirate così, avete scaricato tutto il peso di questa gamba e state tirando praticamente su una gamba sola, con metà equilibrio. Non so perché. Perché? Eppure, sempre di più ne vedo. Non va bene. Ecco
come si tira? Se non credete a me, credete a voi. Meno male che ve l'ho fatto vedere, perché noi eravate titubanti su questa faccenda dei piedi uniti, eh? E nonostante che abbia gli scarponi da vedere. Volevo dire, stavo per dire, non ieri, basta, la facciamo per lo scavo. Allora, state tranquilli che quando ha finito riporta, rimette tutto come prima, è un gran bastardo. Allora, vedete, Cinzano Ziglia, l'eccezionale stile tecnico che ha. Veramente un grande allineamento, questa è una grande tecnica, cioè qua dietro c'è un lavoro veramente, non viene a caso. Questo è un gran lavoro che è stato fatto e che ha portato i frutti. È stato due volte campionato del mondo, è uno tra i più forti tiratrici al mondo. Grazie a una grande tecnica. Io vorrei vederne così tirare, ma non le vedo. Vedo tutta gente chiusa, vedo tutta gente che non si allinea. Bisogna sforzarsi di arrivare a tirare in quel modo. Bella Cina, è l'unico difetto che ha. Guarda, ne hai messi due, sono tutti due. Così non mi piace. Nonostante che sia bravo, faccia i suoi punti, però ho legnato. A chi non lo sapesse. A un certo punto a Rimini Giannini si rivolge a Noceti: fai qualcosa, non vorrei mica che vinca. E io ero dietro, non ho visto che non consentivo. Proprio così. Sono rimasti molto male. Io penso che forse ho fatto del male a tutta la fitarra. Era la volta, ma chiamando per me e solo la vostra portata mi fa. Io sono un vecchio babucco, cosa volete? Questi sono i campioni, guarda, quelli sono i campioni. Non ci pigliano più tutti e due. No, ma si riprendono, sono forti, hanno tutte le carte in regola. Sì, più o meno qua quello che ho detto poco fa. Ecco qua sono gli arcieri dello scorso anno. Allora, 18 metri ha fatto almeno una gara, 1483 archi nudi. Nell'anterefil 488, nel 3D 447, questo l'anno scorso. L'anterefil non è vero, quindi i dati lo dicono, che si è in declino. E che il 3D ha preso un pochettino di più, perché vediamo per differenza che atleti che hanno fatto sia 3D che anterefil sono 240 e atleti che hanno fatto sia 18 metri che anterefil sono 440. Quindi il grosso bacino, il grosso errore è che la stragrande maggioranza fa 18 metri e poi sta a casa, non fa più niente. Questo è il grosso problema del tiro. Però in definitiva dobbiamo ringraziare fortemente che l'arco nudo sia indoor, quindi bisogna incrementare questo numero di 1483, perché solo incrementando questo grande numero possiamo avere numeri superiori, non il contrario, perché se noi eliminassimo il tiro indoor di colpo dimezzeremo tutti gli altri numeri, e questo è bene che chi di dovere se ne renda conto. Allora, intanto abbiamo detto, e lo ripetiamo velocemente, che nel campagna, nel 3D, noi abbiamo 24 gare, 24 rebus da risolvere. Quindi dobbiamo dimenticarci cosa è successo prima, non pensare a cosa succederà dopo, ma concentrarci su quel tiro che stiamo
effettuando, che ci apprestiamo ad effettuare, perché saranno tutti diversi. Quindi dobbiamo effettuarne uno alla volta e concentrarsi esclusivamente su quello. E sarà un rebus da risolvere. Quindi prima di tutto abbiamo risolto. Quindi allo stop cosa dobbiamo cominciare a controllare? Che tipo di pendenze ci sono? Che tipo di contropendenze? Che effetti possono ingannare l'orizzonte? Possiamo cominciare a valutare la rosata individuale, qualora si possa vedere, e fare alcune considerazioni sul tipo della visuale, se dobbiamo fare delle considerazioni. Voi sapete che pidocchio, occhiali, non c'è problema a capire quali sono, ma 60-80, cavoli, sì. Dal picchetto, una volta che siamo sul picchetto, posizioniamo i piedi in modo del comodo, ossia abbiamo 3 minuti, abbiamo tutto il tempo per organizzarsi al meglio. L'arco nudo le tira poi un minuto di notte. Determiniamo la visuale, determiniamo la distanza, cerchiamo di iniziare il tiro con la giusta postura e poi valuteremo il risultato della prima freccia e effettueremo le correzioni. La prima cosa che avrete fatto in allenamento è vedere di quanto sbagliate di 5 metri. Voi tirate a 30 metri e poi tirate a 25 e vedete dove va la freccia. Tirate a 40 metri sull'80 e poi tirate a 35 metri, sempre mirando nel giallo, e vedete dove va la freccia. In modo tale che voi avete la percezione esatta, questo lo dovete fare in allenamento, di quanto sbagliate i 5 metri. Perché? Perché poi se non avete fatto una stima della distanza corretta dalla prima freccia, se l'avete tirata bene, immediatamente dopo sapete la distanza esatta. E non come vedo fare, o come vedo insegnare peggio, che se ho fatto un 1 basso devo mirare nell'1 alto. Perché io l'ho visto dire da voi, non faccio nome, hai fatto un 1 basso, tira nell'1 alto, così farai 100. Sì, così allora, farò un 1 alto. Posso dire che dipende anche da chi è l'arciere che sta tirando. Sì, no, vabbè, questo sempre, però... Allora, questo ve lo tralasciamo, il moto costante è il moto uniformemente accelerato, comunque vi rimane se volete ripassarlo. Allora, nell'arco nudo come dobbiamo aggiustare il mirino nelle pendenze? Allora, intanto la teoria, nella stragrande maggioranza dei casi, qualora io abbia una postura corretta e quindi un allungo corretto a tutte le varie inclinazioni, è che il tiro in leggera salita aggiungo 1-2 metri di mirino. Se ho 30-32 libbre, se ho oltre le 35 libbre, anche in salita devo togliere il mirino, perché la parabola funziona così. Col tiro in forte salita con tutti gli archi bisogna sempre togliere il mirino. Se io tiro in forte salita andrò sempre alto, sempre, perché la parabola funziona, quindi devo togliere sempre, che io mantenga sempre lo stesso allungo che uso in piano. Tiro in discesa con tutti gli archi di qualsiasi potenza, togliere mirino almeno 1-2 metri. Discesa marcata anche 5 metri si tolgono. Dipende dalla distanza, ma qua la pratica ovviamente l'ha fatta il padrone. Quindi queste sono le linee guida per poter cominciare a capirci qualcosa, ok? Tenete però presente un fatto, che se è vero come è vero che in tiri in salita e in discesa, se non faccio una T più che corretta, allungherò di meno. Allungare di meno non vuol dire togliere metri. Quindi vi accorgerete alle volte che tirando in modo più comodo, anziché marcato, ma solamente più comodo, senza prendersi ovviamente, anche in discese marcate ci sarà da togliere pochissimo, se non addirittura nulla, perché allungano di meno, e quindi questo fa sì che la distanza sia la stessa.
perlomeno quella teorica. E lo stesso vale per la salita. Solamente che in salite di sui 30, 25, 30 gradi, se non faccio una T corretta, è molto lungo, questo mi costa molti metri. Quindi se non faccio una T corretta, addirittura dovrò aggiungere metri. Sì, è quello che ho detto prima. Vabbè, gli errori di perpendicolarità già li conoscete, no? Che se ho un orizzonte mi sposto verso il basso e viceversa, quindi non ci sono bersagli che tirano da destra a sinistra e che io miro da un'altra parte perché seguo l'orizzonte. Quindi come devo fare in definitiva? Devo guardare cosa c'ho dietro. Normalmente prima di andare a tirare guardo se c'è un albero, un palo, qualcosa dritto. Una volta arrivato in ancoraggio posiziono l'arco in modo da capire se c'ho l'arco dritto, perché di solito cosa succede? Se l'orizzonte è per così, io tiro così e le frecce andranno tutte in basso a destra. Se l'orizzonte ce l'ho per così, tenderò a spostarmi così, un po' meno. Quindi io quando vado su ho guardato, c'è quell'albero che è dritto perché di nascosto, perché alcuni arbitri dicono che non posso farlo, prendo la freccia e guardo qual è l'albero dritto. Faccio finta di guardare la freccia, ma invece guardo l'albero, e quell'albero è dritto. Perché io non voglio allinearmi su un albero storto. E poi quando vado a tirare, quell'albero là, che era dritto, ah sì, sono così. Chi è? Così. Valutazione delle distanze. Grazie, dottor Ginnasio.